Buongiorno a tutti. Oggi siamo in una location molto molto particolare. Siamo al Lido di Venezia, l'isola della Mostra del Cinema, e siamo venuti a vedere la caserma Pepe dei Lagunari, una caserma molto antica e abbandonata ormai da troppi troppi anni. Fine anni 90. Questa caserma è situata a San Nicolò, vicino all'aeroporto Nicelli, aeroporto Nicelli che è stato uno dei più importanti della Prima Guerra Mondiale. Purtroppo i bunker che erano al suo interno sono stati distrutti durante la ristrutturazione degli anni 90, purtroppo. La caratteristica di questa caserma è, a parte la forma rettangolare, come potete vedere, bellissima, la vera da pozzo in pietra d'Istria che c'è al centro. Nel piazzale che ormai è diventato una giungla. La vera da pozzo è del 1500 ed è qui abbandonata con il leone di San Marco sopra, come potete vedere. Io adesso inizierò la mia escursione. Come sempre, per entrare abbiamo sfruttato un buco nella rete, o meglio, più che un buco nella rete, non c'è la rete. Camminando normalmente si entra. Facciamo un giro qui sopra, nella devastazione più totale. Guardate il soffitto. Qui il soffitto è crollato, quindi siamo proprio messi molto male. Non pensavo fosse ridotta così male. Ho visto che altre persone sono venute a visitarla, però non pensavo fosse presa così male. Guardate. Cioè, qui è proprio presa male dall'umidità ed è un peccato perché questo è un luogo anche di interesse storico. E invece qui, abbandonato, guardate che roba, le piante che sono entrate, il tetto sfondato. Mi piange il cuore. Non siamo qui casualmente, io sono nato qui al Lido di Venezia 52 anni fa. E sono molto affezionato a quest'isola. Guardate, guardate che soffitto che ha questa stanza. Guardate che spettacolo. Qui c'è una porta blindata. Sarà sicuramente chiusa. Però, sì, chissà cosa c'è al suo interno. O magari si entra dall'altra parte, vediamo. Vi dicevo, sono nato qui 52 anni fa. Ed è un peccato per me vedere la mia isola natale. Eccola qua la porta dove portava, di qua. Non ha un gran senso. E sì, mi piange il cuore vedere la mia isola natale ridotta così, vi dicevo. Guardate che roba. Qui bisogna stare attenti che non crolli qualche pezzo di tetto. C'è anche la scala a chiocciola per andare in questo soppalco, ma non ne vedo l'utilità. Scala a chiocciola che tra l'altro sembra più sicura di molte altre cose qui dentro. Guardate qui la vera da pozzo, ma dopo andiamo a vederla da vicino. Io sono entrato proprio dal lato dove la foresta è più alta. Non mi aspetto di fare brutti incontri qui dentro perché il Lido di Venezia non è così mal ridotto come isola. Una volta c'era un hotel abbandonato dove c'erano tutti gli extracomunitari e qualche tossico, ma poi hanno fatto appartamenti di extra extra lusso. E da allora non so, essendo io via da qui ormai da moltissimi anni, non so quale sia la loro meta preferita, ma non credo sia questa, perché è difficile da raggiungere a piedi. Allora, vediamo. Vedete l'aeroporto Nicelli? Eccolo qui, e quella là in fondo che vedete, quella è la batteria della Seconda Guerra Mondiale, o forse della prima, non lo so onestamente. Ho scoperto recentemente che c'era. Io conoscevo un gigantesco bunker dove giocavamo da ragazzi. Un gigantesco bunker, quando dico gigantesco, vuol dire gigantesco, era lungo 40-50 metri. Hic manebius optimes, ottime. Il mio latino, ragazzi, poco
parlo due lingue straniere, ne comprendo altre due, però il mio grande rimpianto è non sapere il latino. Non lo so, non cosa dirvi. Molti sanno il latino e dicono che lingua è inutile, è morta. Compagnia Lagunari Truppe Anfibie, bie, i primi, i migliori. Che tristezza vedere queste scritte in una caserma ridotta così. Non vogliamo encomi. Renditi sempre conto della situazione. Wow, queste erano camerate a occhio e croce. Mamma mia, proprio il sole in faccia. Adesso noi faremo il giro completo. Poi andremo giù a vedere il piano terra. La caserma ovviamente è qui, questa è. L'ingresso è davanti all'aeroporto, ma noi siamo entrati dal retro. Perché ho visto che altri urbex sono entrati dal retro. Io onestamente sono del Lido, ma non ci sono mai stato qui dentro. E non sapevo neanche come arrivarci, se sono onesto. E sì che il Lido lo conoscevo bene, ma non si finisce mai di conoscere i luoghi, eh. Istruttori, Fabbri, Bertan, Granata, De Vecchi, Tedesco, nono scaglione 96, decimo scaglione 96, Zara, Rosa, Dalunga, guardate tutti i nomi, Bullo, Artuso, che bello, bello questo murales con lo scorpione, bello, peccato che sarà una cosa che andrà a perdersi nel tempo, dico Nucotti. E niente, la inquadro questa frase perché è storica, appartiene a Venezia. Nulla di particolare, vediamo se si vedono gli hangar dell'aeroporto, poi quelli nuovi si vedranno. Ah, la pista degli elicotteri, no. La pista di elicotteri no, comunque sì, è l'aeroporto questo. L'ingresso della caserma, quello principale, è quello lì a destra, è quello lì che vedete, quello lì. Lì c'è l'ingresso. Più avanti forse riusciamo a vederlo meglio. Intanto abbiamo già fatto esattamente metà della caserma. Per quanto riguarda il piano sopra, e lo vedo, oh che bello, Compagnia Lagunari Truppe Anfibie, con il leone di San Marco, però con il libro, quindi in pace, l'avrei visto meglio con la spada, non è mai da augurarsi la guerra, ci mancherebbe altro, però, per mare, per terram, si tributano lodi solo per trarne profitto? Punto di domanda. Vediamo se vediamo l'ingresso. Eccolo là. Questo doveva essere l'ingresso principale, questa strada qui. Questa strada qui doveva essere l'ingresso principale, quella che va dritta a quel furgone bianco in fondo. Che abbandono, che degrado. Guardate qua l'edera. Non si vede fuori dalla finestra perché c'è l'edera. Pazzesco. Adesso andiamo a vedere la vera da pozzo, eh. Non ci siamo dimenticati. Dobbiamo guardare il piano terra e la vera e provare a vedere se esiste anche un sotterraneo. Non credo, non credo, però mai dire mai. No. Ora qui, dietro che si sentiva parlare forte, qui c'era almeno l'istituto alberghiero dei frati di San Nicolò. Non so se sia ancora lì. C'era l'alberghiero turistico dove si faceva indirizzo cuoco o cameriere, che avevo parecchi amici che facevano lì la scuola, poi io andavo a prenderli quando finivano le lezioni. Proviamo andare a vedere con circospezione. Qui dietro probabilmente c'era il campo da calcio, dietro questo piccolo edificio dove giocavo io. Ce lo imprestava il prete, il San Nicolò, ce lo dava e noi ci giocavamo. Quando
tante partite di calcio. Ho sentito dei colpi. Non lo so, adesso vediamo, cerchiamo di capire. Allora, qui si scende e qui si sale. No, qui ci sono i bagni. Che strani sti bagni. Cioè, strani perché qui la caserma si interrompe. Si interrompe proprio all'altezza della vela da pozzo. Allora sapete cosa facciamo? Cos'erano questi colpi? Allora, noi andiamo giù. I colpi potrebbero essere degli uccelli o qualche pezzo di tetto che si stacca. Però per sicurezza comunque abbiamo finito questa zona, andiamo giù e ci facciamo la parte del piano terra. Questi sono dei magazzini. Classiche porte anni 60. Questo è l'edificio dietro il quale c'era il campo da calcio dove giocavo. Qui è chiuso, che poi si potrebbe anche entrare volendo, perché la catena è molto lasca, ma non importa, non è fondamentale per me entrare lì. Se è chiuso un motivo ci sarà. Comunque sembrava che ci fosse una cella frigorifera al suo interno, forse erano le cucine. Adesso io vado alla vela da pozzo, andandoci ovviamente, se quei rumori che ho sentito erano delle persone, per forza mi vedranno perché sarò in pieno piazzale. Come sempre non ho nulla da vergognarmi, non ho fatto niente di male, però sono in una zona dove non potrei essere. Proprietà probabilmente del comune di Venezia. Guardate che bella questa vela da pozzo, guardate, vediamo se riesco a inquadrare il leone di San Marco, eccolo lì, Pietra d'Istria 1500, non vi dico altro, ed è qui abbandonata e per fortuna che è in perfetto stato di conservazione, che le intemperie per fortuna non l'hanno intaccata. Anche se c'è una pianta di fichi sopra. Una pianta di fichi. Allora io sto cercando di guardarmi attorno per vedere se c'è qualcuno, ma non credo. Credo che fossero degli uccelli quei rumori che ho sentito. Comunque riprendiamo la nostra visita da dove l'avevamo interrotta. Eravamo scesi qui dalle scale. Devo stare attento con le braghe corte. Qui ci sono dei rovi da paura, il leader famoso per i rovi. Chi cadeva dal bunker quando giocavamo finiva cartavetrato sul bunker che era fatto a piramide e poi in mezzo ai rovi. Quindi non vi dico come arrivava a casa il poveretto.
quella volta che succedeva qualcosa. Allora, comunque la discesa che ho fatto prima per venire giù in giardino c'era scritto camerate, quindi quelle prima sopra eravamo nelle camerate, qui sopra non c'è niente, ho i piedi giganti. Sì, però guardate queste valigie, ragazzi, cioè, queste non sono mica valigie da 4 soldi, sono arrugginite. No, non sono mica valigie da 4 soldi. Qui c'erano apparecchiature. Non lo so. Ormai sono arrugginite, ripeto. Io vi ripeto, mi muovo con circospezione perché quei rumori di prima mi hanno lasciato un po' sul chi va là. Sul chi va là. Lì c'è uno specchio, una gabbia, una bandiera, pezzi di due testiere del letto. Eccola qua la cucina. Wow. Questa non è la cucina, scusatemi, è il bar. Qui c'era la cassa e qui c'era il bar. E lì sopra c'erano i tramezzini sulla vetrina e i panini, ovviamente. Dico tramezzini perché siamo nella patria del tramezzino. Accidenti, tutto in muratura, tutto ben fatto, con tutti i vetri intatti. Bello, bello, bello. D'altronde era una caserma di lusso, visto l'età. E anche le rifiniture erano all'altezza. Ovviamente adesso abbiamo piastrelle anni 60, ma all'epoca era la normalità. Erano gli anni 60, 50, 70. Adesso praticamente mi manca ancora la parte sopra di dove siamo adesso, perché non ci siamo riusciti ad andare, e la parte sotto di tutto il pezzo che abbiamo fatto sopra. Una roba molto strana, molto strana. Mi hanno detto che ogni tanto in questa zona ci sono i carabinieri. Beh, io non sto facendo niente di male, però se riesco ad evitare di trovarli è meglio. Un locale tecnico molto piccolo. Guardate che bella che è. Pensate che bella che doveva essere. Con le truppe schierate qui. L'alzabandiera. Guardate l'antenna che c'è lì sopra, non l'ho neanche notata. Peccato. Peccato. Tutto questo degrado. Allora, vi stavo dicendo, voglio finire la parte sopra e poi finiamo anche la parte sotto, ma la parte sopra mi manca molto poco. Parte sopra, adesso arrivati su devo andare a vedere, c'è qualche animale che corre giù, mi viene da pensare qualche bel topo di laguna, qualche bella pantegana da 1,5 kg, 2 kg, quelle da arrosto. Ecco, questo pezzo mi manca di là, io sono arrivato fino alla vera e dopo da lì sono dovuto scendere. Mamma mia, che distruzione qui, quanti colombi morti, che degrado. Abbiamo d'altronde i colombi morti, quelli non mancano mai. Non mancano mai. Allora, qui finisce tutto, io di là non riesco ad andare, è un mistero, è stato murato qualcosa,
e di là non riesco ad andare, mi mancano quei 20 metri, mi mancano quei 20 metri di primo piano. Adesso vediamo, vediamo, perché comunque adesso scendiamo giù. No, sapete cosa facciamo? Scendiamo giù qui o scendiamo giù la prossima? Cosa facciamo? Scendiamo giù la prossima. Esatto, siccome ho visto altre scale più avanti, scendiamo giù alle prossime scale. Ne ho viste altre due o tre di scale, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Questo posto è veramente brutto qua, quei calcinacci che rischiano di finirti in testa, sospesi su ste lamiere, mamma, vabbè, non importa. Allora, fra un po' dovremo trovare una scala sulla nostra sinistra. Tra un po', un po' di pazienza. Con un po' di pazienza. Questa stanza cosa c'è? Ho notato che c'è una stanza qui, ma non c'è niente di particolare. Allora, i rumori di prima erano sicuramente colombi, perché ormai ne abbiamo le prove. Avremmo già incrociato qualcuno, almeno si sarebbe palesato. Quindi scendiamo. Guardate che bello questo stemma, che qualche deficiente ha rotto. Era in pietra, sembra terracotta. Che deficienti. Certo, che cavolo, si poteva cercare di portarlo via prima che qualche deficiente lo rompesse. Guardate le piastrelle di riserva. Le piastrelle di riserva, queste sembrano casse. Sì. E lì che cavolo c'è? Una siringa. Qualche tossico è passato anche qui. Sembrano batterie. Sì, sono batterie. Qui sopra c'erano le turche. Mi sembra evidente. Peccato quello stemma in terracotta, devastato. Si potrebbe ancora salvare, perché il 70% è intatto, però CPTP, eccolo qua, ancora sto rumore. Io credo che siano degli uccelli. Casa della canna. Allora, vabbè, qui si è capito che si fuma. Andiamo a vedere se troviamo un cadavere lì sopra. Perché... è proprio un posto dove si trovano i tossiconi qui. Qui si trovano proprio i tossiconi. Tossiconi, si fa per dire. Una canna non fa una persona un tossico. Però ho trovato una siringa io. Compagnia Lagunari. Io sento dei rumori e non capisco da dove provengano. Qui c'è una stanza e basta.
probabilmente non è niente questo rumore, però diciamo che non è molto rassicurante sentire questi rumori. Allora ho capito che al piano terra non si accede, forse là in fondo. Facciamo l'ultimo tentativo, spegniamo la torcia che adesso non serve più. O anche qui si può accedere. Non vedo persone. Il piano terra è molto frastagliato, frastagliato nel senso che entri in una stanza, vedi come qui, e poi devi tornare fuori e devi trovare un altro ingresso. Qui è stato murato. Non sento più rumori in questo momento. Ora io provo a fare l'ultimo tentativo, vado di là, vado verso quello che dovrebbe essere l'ingresso principale teoricamente, che è questo qua davanti. Proviamo ad andare lì e vediamo se si riesce a vedere qualcosa al piano terra. Però devo stare molto attento perché da fuori potrebbero vedermi. Vediamo. Per ora no. Qui è stato aperto. Qui il lucchetto non è rotto. È stato aperto. Qui c'è un magazzino come. Comunque io credo che adesso me ne andrò via perché quello che c'era da vedere si è visto. È sicuramente interessante questa caserma, molto vecchia, molto bella. Purtroppo lo stato di conservazione è sempre quello, semi-abbandonato. Qui non c'è nessuno, quindi noi proviamo ad entrare nell'ultimo posto, qua. Allora. Oh, questa porta è aperta e si entra. Una bicicletta. Niente, diciamo che di militare sono rimaste tante scritte, sicuramente anche in latino, dei bei murales, quello stemma in terracotta danneggiato, o meglio vandalizzato, però io penso di poter dire che questa caserma è messa molto meglio di altre dal punto di vista vandali, perché è su un'isola, quindi essendo su un'isola è più difficile da raggiungere per i malintenzionati. In compenso i malintenzionati dell'isola, i tossici, la raggiungono molto facilmente. Molto facilmente. Guardate che bella. Questo è proprio bello. Allora, questa si apre. Sì. Si apre. Mamma mia, quante scritte. Qui sopra c'erano le camerate. Abbiamo già fatto questo pezzo, lo so, ma per non andare in mezzo al giardino che è pieno di rovi e difficilmente praticabile, preferisco tornare qui dentro, dove ho sentito anche dei rumori prima. Credo siano comunque, come dicevo, i colombi.
o magari qualche pezzo di soffitto che cade o qualche pezzo di tetto che cade nel sottotetto, può essere di tutto. Comunque non so se avete notato, c'è l'alba. Mi sono svegliato alle 5 questa mattina. Sarà una giornata molto lunga, perché uscito da qui andrò in un altro bellissimo posto dove spero di riuscire ad entrare, perché ho perso ogni contatto qui al Lido, o meglio ho amici, però non è che posso chiedere a un amico di 50 anni se è riuscito ad entrare alla Pepe. Com'è qua? Com'è là? Ho chiesto in giro com'è la situazione, però ovviamente non è che siamo tanti noi pazzi che entriamo in questi luoghi. Comunque, come vi dicevo, la visita alla caserma Guglielmo Pepe dei Lagunari del Lido di Venezia è finita. Io spero che vi sia piaciuta. E spero che mettiate mi piace al video, e se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, grazie. E vi ringrazio tutti, perché siete in tanti che guardate i miei video, siete in tanti che mi contattate, che mi date informazioni, che mi chiedete informazioni, e io do e chiedo informazioni a tutti, le do senza nessun problema. Se poi ne ricevo anche alcuni in cambio su luoghi che devo visitare, tanto meglio. Io vi saluto con la vela da pozzo del 1500 della caserma Pepe, è tutto, buona giornata.